Io mi sono portato qualche piccolo esempio qui accanto a me per rendere la spiegazione un pelo più facile. In realtà un microfono, da un punto di vista prettamente meccanico, è un trasduttore. Non è nient'altro che un oggetto che trasforma il movimento dell'aria in energia elettrica. Ci sono molti tipi di microfoni. Ogni tipo di microfono ha caratteristiche diverse perché compie questa operazione di traduzione, in una maniera diversa. Questo che ho in mano adesso è un microfono dinamico. Cosa significa dinamico? Significa che all'interno di questo microfono c'è semplicemente un piccolo barilotto che si muove all'interno di un campo magnetico. Quando io parlo nel microfono, questo barilotto si sposta, va avanti e indietro e quindi modifica un campo elettromagnetico e questa modifica del campo elettromagnetico, che è corrente, esce dall'uscita del microfono. Un microfono dinamico che caratteristiche ha? Ha la caratteristica di essere innanzitutto non esageratamente sensibile alla pressione sonora. Questo cosa significa? Significa che se io penso di mettere questo microfono in fondo alla stanza e di parlare come io sto parlando adesso, probabilmente nessuno riuscirebbe a comprendere una parola, perché è un microfono che ha bisogno di essere utilizzato molto vicino, alla sorgente sonora. Questi tipi di microfono sono quindi microfoni ideali, per esempio, per registrare una batteria, ad esempio, ma anche la voce di un cantante rock che ha molta, molta pressione. Sono microfoni perfetti, per esempio, per registrare gli amplificatori delle chitarre elettriche. La loro risposta in generale in frequenza, la risposta in frequenza è la quantità di colori che un microfono riesce a trasdurre, cioè a riprodurre, la loro risposta in frequenza tendenzialmente abbastanza lineare, a patto appunto che siano esposti a grandi pressioni sonore, a pressioni sonore sufficienti per far spostare questo barilotto all'interno del microfono. Esistono poi i microfoni a condensatore. Questo è un esempio di microfono a condensatore, è uno Shure. Questo microfono è costruito con una tecnologia completamente diversa. Esistono sostanzialmente, fate conto di vedere due monete da 2 euro o da 1 euro, che stanno una accanto all'altra in questo modo. Una di queste monete è elettrificata, sto usando dei termini molto semplici perché siano comprensibili a tutti. Quando io canto, parlo o suono, una delle due monete si sposta e facendo così nuovamente perturba il campo elettromagnetico e crea corrente. Se ci pensate bene, questo movimento che io sto facendo con le mani è lo stesso che fanno poi i coni delle vostre casse dall'altra parte quando riemettono esattamente il suono. Dunque, questo è un microfono a condensatore. A condensatore, perché in realtà questo meccanismo è un vero e proprio condensatore in termini elettronici, ma non è chiaramente questa la sede per spiegarlo. Molti di voi però avranno visto microfoni come questo, che sono stretti parenti di questi, anche se la loro forma è incredibilmente diversa. L'unica differenza tra questo e questo che abbiamo visto prima è che questo ha un meccanismo interno, perché ricordiamoci sempre, stiamo parlando di oggetti meccanici, non elettronici. Questo è un meccanismo molto piccolo, come vedete, è un meccanismo che forse ha le dimensioni di una moneta di un centesimo, e questo invece è molto più grande, probabilmente ha una membrana che è grande come una moneta da 2 euro. Quello che differenzia i vari tipi di microfoni è dunque la tecnologia con cui sono costruiti,
perché un microfono dinamico è un microfono, abbiamo detto, molto poco sensibile a distanza, ma adatto a sopportare grandi pressioni sonore ravvicinate. Questi microfoni sono microfoni con i quali si può riprendere un'orchestra sinfonica a 10, 20 metri, 30 metri, cogliendone perfettamente tutte le sfumature. È evidente che, essendo così sensibili, non sono adatti a grandissime pressioni sonore, perché nella migliore delle ipotesi queste due monete di cui parlavo prima si schiacciano insieme e quindi non riescono più a produrre nessun tipo di suono. Nella peggiore delle ipotesi questo meccanismo si può rompere perché è sottoposto ad una flessione esagerata. Vi do soltanto un'ultima informazione sui microfoni. I microfoni hanno quello che si chiama il diagramma polare, ovvero è una raffigurazione tridimensionale di come il microfono riesce a catturare il suono rispetto a come è posizionato. Normalmente i microfoni sono microfoni con diagramma polare cardioide. Cardioide significa che ha la forma di un cuore. Immaginatevi il cuore che voi disegnavate anche da bambini. Ecco, è esattamente quella forma, considerando che la punta del cuore è rivolta verso il suono che si sta cercando di riprendere. Esistono poi microfoni che hanno una ripresa omnidirezionale, ovvero che riprendono a 360 gradi rispetto a dove sono posizionati. Esistono microfoni che riprendono con un diagramma che si chiama figura di 8, e questa è l'ultima informazione tecnica che vi do, per fortuna, ovvero riprendono in ugual misura dalla parte posteriore e dalla parte anteriore. A cosa servono questi diversi diagrammi polari? Servono a catturare con la maggiore precisione, in termini tecnici si parla di fuoco, come il fuoco di una macchina da ripresa o di una macchina fotografica. Quindi servono per concentrare il più possibile il suono, la ripresa sul suono che si sta cercando di registrare. È evidente che la scelta del tipo di microfono è molto importante, non solo in base al tipo di suono che andremo a registrare, ma anche e soprattutto in base al tipo di stanza che andremo a riprendere, perché ogni suono che viene prodotto all'interno di una stanza fa sì che anche la stanza canti e suoni insieme a voi. È evidente che un microfono con un diagramma polare molto stretto sarà estremamente selettivo, puntato su di voi, e risentire a meno delle eventuali sfortune presenti all'interno della stanza. Un microfono che riprende a 360 gradi vi darà un'immagine molto più accurata di quella che è la diffusione del suono all'interno dell'ambiente in cui lo state registrando. Ciao da Andrea, ci vediamo al prossimo video.